spiriti, erano molto sostanziosi. Ecco, la gestione degli appalti poi passa, abbiamo visto anche qui, proprio nell'ultimissimo periodo, i risultati di un'inchiesta della magistratura catanese che ha fatto una fotografia, una radiografia molto approfondita di quella che ad oggi, non anni fa, oggi è il rapporto, gli interessi, il peso e la presenza dell'organizzazione di Cosa Nostra all'interno della gestione degli affari economici e in particolare degli affari economici che arrivano e ruotano attorno agli enti pubblici, alla spesa pubblica, quindi alla struttura portante di quelli che sono i soldi dei cittadini, in maniera come vengono spesi. Ecco, io credo che uno degli elementi importanti per ricominciare a portare un po' la gente a tifare di più per l'antimafia. Io scrissi che finché gli uomini e i candidati politici saranno scelti da personaggi come il senatore, non ci sarà sviluppo nel territorio. Per questo ebbi l'isolamento e una denuncia penale. In effetti, come diceva prima Crocetta, anzi come diceva prima Ingroia, la mafia cerca connessioni, chi si oppone trova isolamento. Spero che questa serata e l'iniziativa della locandina e l'esperienza e il coraggio anche di ognuno di noi possa fare in modo che si trovi coesione e non più isolamento. Sono anche le domande del contribuente. Giovanni Mannina. Io volevo chiedere una cosa che si rivolge al dottor Ingroia, però a tutti e tre gli ospiti. La mia esperienza di volontario in un'associazione che svolge educazione nasce nel 92, quando avevo 19 anni, e il periodo delle stragi. 13 anni dopo facciamo anche un'attività, gli scout la Gesci, e educhiamo alla legalità, alla memoria, alla pace. Lo rivolgo al dottor Ingroia, però a tutti e tre gli ospiti. La società civile, la politica e la magistratura in questi 13 anni, come la vedono loro, gli sviluppi, l'impegno e il futuro soprattutto. Grazie. Che purtroppo adesso è reale. Abbiamo iniziato una serie di queste proposte e sono finite.